120 sono gli attuali volontari della Croce Rossa Comitato di Feltre, 25 dei quali entrati a far parte del sodalizio grazie all'iniziativa Volontariato Temporaneo introdotta a livello nazionale in virtù dell'emergenza coronavirus. Forte delle nuove risorse in campo, il Comitato guarda ai prossimi mesi e a nuove progettualità all'orizzonte. Nonostante l'emergenza Covid non sia ancora terminata del tutto, il Comitato di Feltre, oltre alle classiche attività di ambulanza e assistenza alle persone bisognose, sta programmando per l'autunno diversi corsi formativi, tra i quali quello di operatore soccorso piste. Infatti da quest'anno il Comitato di Feltre è diventato riferimento regionale per questa attività. Il Comitato regionale Veneto della Croce Rossa ha affidato a quello feltrino il coordinamento esecutivo del corso di formazione utile per acquisire la qualifica di operatore di soccorso su piste da sci, un'attività innovativa per le realtà di Croce Rossa attive in regione. Finora infatti non era presente. I volontari della Croce Rossa, che avranno superato l'apposito corso della durata di circa 2 settimane, che prevede lezioni teoriche e pratiche, si affiancheranno dunque alle realtà che sul territorio svolgono assistenza in montagna, come ad esempio il soccorso alpino Dolomiti Bellunesi. Le selezioni per verificare l'attitudine al tipo di attività per gli aspiranti volontari erano già iniziate alcuni mesi fa, ma poi erano state interrotte a causa del Covid. Ora il sodalizio ha ripreso questo percorso. In 8 su 28 volontari di Croce Rossa provenienti da tutto il Veneto, ha fatto sapere ancora il presidente Zabot, hanno superato le prime selezioni attitudinali e con l'autunno potranno prendere parte al corso vero e proprio che li porterà ad ottenere l'ambizione qualifica. Ma il Comitato Feltrino ha anche altre progettualità in cantiere. È la formazione di alcuni piloti per droni. Questa attività verrà svolta presso il Comitato di Bologna, che è il centro nazionale di riferimento per la formazione. La formazione per i piloti droni praticamente nasce un po' dalla passione per alcuni volontari che già lo usano a livello civile, però è per implementare le attività in caso di emergenza.